prima cosa frulliamo i pomodorini gialli, poi tagliamo a pezzetti piccoli il salmone. A questo punto ci spostiamo sui fornelli. In padella mettiamo dell'olio extravergine di oliva, aggiungiamo uno spicchietto d'aglio diviso a metà e lo facciamo dorare. Quando l'aglio sarà leggermente dorato, mettiamo il salmone. Togliamo gli spicchietti d'aglio, altrimenti si bruciano. E lasciamo a fiamma alta per 2 minuti. Passati poco meno di 2 minuti, sfumiamo con il vino bianco e facciamo evaporare lasciando a fiamma alta. Torna circa 1 minuto e mezzo. Quando il vino sarà evaporato, togliamo il salmone facendolo sgocciolare e nel fondo di cottura del salmone mettiamo qualche cappero, 2 acciughe sott'olio. Schiacciamo un po' per far sciogliere i capperi e le acciughe, abbasso un po' la fiamma. Ora mettiamo le olive, la salsina di pomodorini gialli, non mettiamo sale per il momento, e facciamo cuocere a fiamma media. 10 minuti. Nel frattempo il salmone lo teniamo in un piatto coperto con la pellicola in maniera tale che resta umido e morbido. Ora, visto che l'acqua bolle, mettiamo la pasta. Saliamo l'acqua, avevo dimenticato di farlo, e la facciamo cuocere. La pasta è quasi al dente, io ora la vado a scolare, ma prima metto un mestolo di acqua di cottura della pasta in padella, metto la pasta. E mescolando o facendola saltare, la facciamo insaporire bene ed asciugare un po'. Perfetto. Adesso aggiungiamo il salmone, mescoliamo un po'. Ok, aggiungiamo il peperoncino, un po' di prezzemolo. E mescoliamo ancora. Eccoci qui. Spegniamo la fiamma, un goccio d'olio. Allora, per prima cosa mettiamo l'olio in padella, aggiungiamo la cipolla. La facciamo rotolare un po'. Quando la cipolla sarà leggermente dorata, mettiamo il salmone tagliato a pezzetti, lasciamo a fiamma alta e facciamo cuocere per 1 minuto. Passato 1 minuto, sfumiamo col vino bianco e facciamo evaporare lasciando a fiamma alta. Perfetto, a questo punto mettiamo i piselli, mescoliamo un po', regoliamo leggermente di sale, mettiamo un po' di peperoncino. Copriamo col coperchio e a fiamma media facciamo cuocere per circa un quarto d'ora. Bene, a questo punto saliamo l'acqua della pasta. Quindi mettiamo la pasta. Perfetto, passato un quarto d'ora togliamo il coperchio, abbassiamo la fiamma. Volendo possiamo anche spegnere se manca tanto la fine della cottura della pasta. Ed aggiungiamo la panna al salmone. Ovviamente, se sentite dei rumori in sottofondo, è Sara. Ora
Perfetto, la pasta a me è pronta, quindi lascio a minimo e la vado un attimo a scolare. Eccola qui. Mescoliamo un po'. Ovviamente l'ho tolta molto al dente, così mentre si insaporisce in padella finisce anche quei 30 secondi di cottura che mancavano. Se necessario, tenetevi sempre da parte un goccio d'acqua di cottura. Ok, io penso che ci siamo. A questo punto spengo la fiamma, metto un bel po' di prezzemolo, do un'ultima mescolata. Olio extravergine di oliva, un pochettino d'aglio tritato, un pochettino di cipolla. Ci metto un'acciuga sott'olio e 4-5 capperi. Faccio soffriggere aglio e cipolla e nel frattempo schiaccio i capperi e l'acciughetta. A questo punto posso già aggiungere il salmone. Lo faccio cuocere per 1 minuto a fiamma alta e dopo 1 minuto posso aggiungere i pomodorini in scatola con la loro salsa. Un pochettino di prezzemolo, pizzico di sale, un po' di peperoncino. Mescolo tutto. Adesso, per finire, metto le olive e faccio cuocere per un quarto d'ora. Ora metto il sale, visto che l'acqua bolle, e metto a cuocere la pasta. Potete fare sia la pasta corta oppure, come me, spaghetti o pasta lunga. Scolata bene la pasta, la trasferisco in padella insieme al condimento e a fiamma bassa, ovviamente la pasta l'ho tolta molto al dente, la faccio insaporire e finire di cuocere. A fine cottura, un bel po' di prezzemolo fresco, spengo la fiamma, filo d'olio.